Ciao ragazzi, il video di oggi è dedicato ai nostri amici animali. Parliamo infatti di giochi e giocattoli per i nostri amici animali e sono in un posto speciale per farlo, che ringrazio subito. Si tratta del negozio Mickey Mouse di Udine. Mickey Mouse è una catena di negozi nella regione dove sto io, quindi Friuli Venezia Giulia, dedicata quindi a tutto quello che è il necessario, alimentazione, accessori e quant'altro per piccoli animali, presente anche a Buttio, Gemona e Codroipo, e in più ha anche una boutique dedicata all'abbigliamento e agli accessori per animali a Udine, che ha un nome simpatico, si chiama Pet à Porter. Ma andiamo subito a vedere i giochi e i giocattoli educativi per crescere assieme ai nostri cuccioli di casa, assieme a Filippo dello staff di Mickey Mouse. Ciao Filippo! Ciao! Eccoci qua quindi con quelli che sono dei giochi molto particolari che io non avevo mai visto, che ho visto quando entrando qua a Mickey Mouse, che non pensavo ci fossero anche per i nostri amici animali. Si tratta di giochi di, mi dicevi, attivazione mentale, esattamente. Ah ok, quindi praticamente come funziona? Magari lo apriamo e lo facciamo vedere anche ai nostri amici. Qui abbiamo quattro possibilità che ci permettono, grazie al cibo che noi nascondiamo all'interno di ognuno di questi contenitori, di attirare l'attenzione del nostro cane. Lui deve, grazie al muso, alle zampe, riuscire in qualche maniera a risolvere questi, chiamiamoli enigmi, per poter avere accesso al cibo. Ad esempio, il primo si costituisce di un piccolo pannellino da spostare per far sì che la crocchetta cada e rotolando raggiunga il cane. Eccolo qua. Il secondo è costituito da due possibilità. La prima è un cassettino che il cane, grazie a questo spaghetto, può... È il bello della diretta. Può appunto aprire per avere accesso al cibo. Poi c'è quest'altro, c'è un pistoncino che ci permette, venendo spinto magari dal muso del cane, di far cadere fuori la crocchetta. Poi abbiamo questi altri due. Allora, questo sulla mia destra ci permette, grazie all'azione di questo pistoncino, di far uscire la crocchetta, mentre quest'altro è un altro cassetto con una piccola leva, quindi più difficile, che deve essere spostata per liberare lo spazio dentro il quale noi abbiamo nascosto la crocchetta. Quindi Filippo, ma questo è un gioco tipo apro il pacco e il cane ci può giocare subito, oppure ci vuole un attimo come noi quando, diciamo, leggiamo le istruzioni di un gioco? Come possiamo aiutare i nostri amici? Precisamente, questo gioco ha delle istruzioni, ma non sono per il cane, sono per il padrone. Ovvero, il cane ha assolutamente bisogno, quantomeno all'inizio, della nostra assistenza per poter capire come funziona questo gioco. Anche perché questo ci aiuta a sviluppare un rapporto di fiducia tra noi e il nostro amico a quattro zampe. Notavo poi sulla confezione di questi giochi della Trixie che ci sono diversi livelli, no? Ecco, a cosa corrispondono? Allora, i livelli distinguono la difficoltà che il cane incontrerà nel riuscire a risolvere questi giochi. Quindi, ad esempio, quello che abbiamo qua sotto è un gioco di livello 2. Livello 2 è una difficoltà intermedia che combina assieme varie soluzioni per poter permettere al cane di sviluppare diversi percorsi mentali per poter avere poi accesso al cibo. Questo invece, Filippo, è il gorilla, giusto? È stato testato, vedo qua detto nella confezione, da veri gorilla, no? Ma in cosa consiste questo gioco, che è molto gommoso ma anche molto resistente? Esattamente, questo è un gioco gommoso e molto resistente che ha lo scopo di nasconderci dentro dei croccantini in maniera tale da attirare, grazie al profumo del cibo, esattamente, grazie al profumo del cibo, il cane. Ovvero, il cane lo riconoscerà come il suo giocattolo e cercherà di riuscire a prendersi, a procurarsi le crocchette che noi ci avremo nascosto dentro, magari tenendole ferme, impedendo che escano troppo facilmente, grazie ad esempio a una pasta come può essere questa. Ah, un barbatrucco, esatto, esattamente. Ah, ho capito. Ho capito. Insomma, in qualche maniera non è che possiamo sceglierlo così a gratis, no? Ok. Tipo, vedi, anche così non è che proprio, ecco, esce su. È uscito. Così magari lui impara a giocare con questo invece con le nostre pantofole. Con esatto, piuttosto casa, che con una ciabatta o una scarpa da 50 euro, abbiamo questo che insomma costa meno e funge meglio allo scopo. Oh, mi sono sempre chiesto, Filippo, come vedono i nostri amici cani? Direi che vedono un po' verde, un po' giallo, un po' blu. Come funziona questo gioco? Allora, questo è un gioco particolare che è stato realizzato proprio per venire incontro al modo di vedere che hanno i nostri cani. Ovvero, loro vedono due colori fondamentalmente, che sono indaco e giallo. Di conseguenza, questo gioco è stato realizzato con questi due colori in maniera tale che possa saltare all'occhio del nostro cane più facilmente rispetto ad altre cose. In più, questo ha anche la caratteristica, oltre al simpatico sonaglino all'interno, di galleggiare in acqua. Quindi potrete giocare con il vostro cagnone anche al fiume, o al lago, o al mare. Ok, quindi è adatto per tutti i cani. Per tutti i cani, ovviamente a seconda della taglia.
Ah, ok, ok. Quindi diciamo con questa dimensione. Ma guardate, un cane dai 10, dai 15 kg ai 25 sicuramente ci troverà molta soddisfazione. Un cane più grande se lo inghiotte e un cane più piccolo può prenderlo per un suo simile, insomma. Ah, ok. No. E finiamo con i giochi di movimento per mettere proprio in movimento i nostri amici animali. Allora, in questo caso il classico gioco lancia pallina, ma il bello è quello che usiamo per lanciarla, una specie di mano gigante, anche un po' flessibile se vedete. Catapulta. Esatto, facciamo una fatica come vedi a trattenere, ma sono in negozio è un po' dura da tirare, appena l'ho vista mi è piaciuta. Quindi questo è un classico gioco appunto di esattamente, forza. Questo qua è un gioco che ci permette invece di lanciare la nostra pallina con le mani, di poter ottenere un lancio più efficace e soprattutto di poter sfogare i nostri istinti barbari giocando assieme al nostro cane. Quindi è un gioco che fa bene a lui perché si muove e a noi perché riusciamo a scaricare un po' di stress in compagnia del nostro cane. Ok, io ti ringrazio Filippo, ma noi ci possiamo vedere nella seconda puntata, che giriamo subito, dedicata ai nostri amici gatti, giusto? Grazie mille. Lo stesso mio padre. Sì, apriamo. Ecco. Oh, noi. Ok.